Benvenuti a una nuova puntata dell'almanacco letterario di Use Law Web Radio. Tutto quello che è accaduto questa settimana nel mondo della letteratura, della storia, dell'arte. Naturalmente il protagonista della settimana è stato Tempo di Libri, la manifestazione letteraria che è attualmente in corso a Milano, alla Fiera Ro, proprio in questi giorni, anzi si conclude oggi. Tantissime le novità, noi siamo presenti con il nostro corrispondente inviato Marco Grieco, sentiremo in uno speciale dedicato questa settimana tutte le interviste, tutto il materiale che è stato raccolto, la testimonianza stessa di Marco che ha partecipato con passione e costanza a questa innovativa, nella prima edizione, manifestazione letteraria milanese. Tante le novità e soprattutto per quanto riguarda il premio Strega, la edizione di quest'anno 2017, sono stati selezionati i 12 libri in corsa, selezionati dal comitato direttivo del premio che quest'anno è presieduto da Melania Mazzucco. Ebbene, i 12 sono Teresa Ciabatti, La più amata, edito Mondadori, Paolo Cognetti, Le otto montagne con Einaudi, Marco Ferrante, Gin Tonic, a occhi chiusi, con Giunti Editore, e ancora Wanda Marasco, La compagnia delle anime finte di Neri Pozza, Chiara Marchelli, Le notti blu con Perrone, Monaldi e Insorti, Malaparte, Morte come me, edito Baldini e Incastoldi, Matteo Nucci, titolato È giusto obbedire alla notte, edito Ponte alle Grazie, Ferruccio Parazzoli, Amici per paura, edizioni Sam, Nicola Ravera Raffaele, Il senso della lotta con Fandango Libri, Alberto Rollo, Un'educazione milanese con Mani Editore, Marco Rossari, Le 100 vite di Nemesio, edizioni E/O, e infine Vanni Santoni, La stanza profonda con La terza. Noi in questa puntata vi riproporremo un commento che avevamo già registrato e mandato in onda in occasione del Book City di Milano a novembre con Paolo Cognetti e il suo bellissimo libro Le otto montagne, edito Einaudi, e in futuro avremo modo naturalmente di sentire anche gli altri autori, di prepararci con interesse e precisione al premio che si terrà a luglio. E un'altra novità prima di affidarvi alle rubriche e alle interviste previste per questa puntata sono due interessantissime nuove edizioni, nuove pubblicazioni della casa editrice Della Porta. Stiamo parlando di due manuali di storia di Ettore Cinnella, pubblicati ed editi in occasione del centenario della rivoluzione russa. 1917-2017, sono passati esattamente 100 anni dall'evento, e questo studioso di storia russa Ettore Cinnella ci racconta come e perché i romantici eroi rivoluzionari di fine 800 sono diventati spietati strateghi della rivoluzione bolscevica. Due volumi che vi segnalo: 1917, La Russia verso l'abisso, è stato pubblicato in edizione speciale con le illustrazioni di Lucio Villani, e si illustra la complessità e i protagonisti del questo ciclo rivoluzionario che dal febbraio-marzo 1917 ha visto il partito dei socialisti rivoluzionari di Lenin suscitare la resistenza del popolo e la protesta dei partiti rimasti ancorati al socialismo democratico. E un secondo volume, La rivoluzione russa in 100 date, sempre di Ettore Cinnella, ripercorre le date salienti della rivoluzione russa dalla Domenica di Sangue del 1905 fino alla repressione delle rivolte popolari nel 1921. Due letture sicuramente interessanti, in futuro ve ne parleremo magari con l'autore stesso. Queste sono le novità della settimana. Io vi do appuntamento allo speciale dedicato a Tempo di Libri che si terrà durante la settimana, ve ne daremo conto nella programmazione sul sito. Intanto vi affido alla rubrica settimanale di Saverio Pomposo con il suo classico, oggi dedicato a Gilgamesh, l'intervista a Paolo Cognetti, l'intervista tenuta sempre da Milena Miranda con il notaio Dino Falconio che ci parla del suo nuovo libro La mattonella di Caravaggio, e infine, come al solito, come tutte le settimane, Carlo Rombolacci consiglierà un libro a ritmo di musica. Da Clara Mazzarella è tutto, buon ascolto. Questo programma è stato offerto da
Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Salve a tutti, radioascoltatori. La scrittura, intesa come un sistema organico di rappresentazione della realtà tramite simboli, la scrittura nasce qualche millennio fa tra il fiume Tigri ed il fiume Eufrate. È un'invenzione che non ha eguali nella storia umana universale e in qualche modo caratterizza la nostra specie, l'Homo sapiens. E tutto sommato poi si tratta anche di un'idea piuttosto moderna. Occupiamo questo pianeta da milioni di anni e solo nell'ultimo scorcio abbiamo imparato a tracciare segni su tavolette d'argilla. È meno dell'1% della storia umana. All'alba di questa storia si rappresentarono anche le prime manifestazioni artistiche. Andando a ritroso nel passato scopriamo Omero con la guerra, l'agricoltura di Esiodo, abbiamo visto il libro dei morti egizio, i testi indiani, le prime testimonianze semitiche, eccetera. Però almeno un millennio e mezzo prima dell'epoca omerica, ancora in Mesopotamia, la letteratura scoprì forse per la prima volta le carte. Inizia tutto con queste parole: proclamerò al mondo le imprese di Gilgamesh, l'uomo a cui erano note tutte le cose, il re che conobbe i paesi del mondo. Era saggio, vide misteri e conobbe cose segrete. Un racconto egli ci recò dei giorni prima del diluvio. Fece un lungo viaggio, fu esausto, consunto dalla fatica. Quando tornò si riposò. Su una pietra l'intera storia incise. In queste poche battute ci sono tutti gli indizi che suggeriscano che cosa sia l'arte e l'essere umano con essa. L'epopea di Gilgamesh è una grandissima storia di amicizia, di scoperta e di lotta. Gilgamesh è un re, abbiamo capito, ed un guerriero. Perde il suo amico in battaglia, ma non si arrende. Lo cerca ovunque nel mondo, pur sapendo che è morto. Se il tuo cuore ha paura, getta via la paura. Sei messo nel terrore, getta via il terrore. Prendi la tua spada e colpisci. Chi lascia incompiuta la lotta non ha pace. A cagione di mio fratello Enkidu, io ho paura della morte. A cagione di mio fratello, io vado ramingo per le strade del mondo e non trovo riposo. Come posso io riposare quando Enkidu, l'amico che amo, è polvere? E anch'io morirò disteso sulla terra. Così Gilgamesh parte alla ricerca dell'immortalità. La cerca nell'unica creatura che sia sopravvissuta al grande diluvio, il diluvio universale. Si chiama Utanapishtim. E questa sorta di divinità così parla a Gilgamesh. Nulla permane. Costruiamo forse una casa che duri per sempre? Stipuliamo forse contratti che valgano per ogni tempo a venire? Solo la ninfa della libellula si spoglia della propria larva e vede il sole nella sua gloria. Ma fin dai tempi antichi nulla permane. Dormienti e morti, quanto sono simili. Sono come morte dipinta. Ricapitoliamo. Un uomo, un guerriero e re, scopre la morte, la caducità di tutte le cose. Sì, gli dice Utanapishtim, tutte le cose finiscono. Allora Gilgamesh si accorge che la morte, sì certo, giunge, ma l'amore ed il ricordo del suo amico permangono. Quelli lì, sì, sono eterni. E l'arte, queste parole scritte su una tavoletta, queste parole scritte su una tavoletta d'argilla, anche quelle sono eterne. Ancora oggi, alla velocità della luce, la mia voce in questo momento viaggia su frequenze elettromagnetiche e racconta la storia di Gilgamesh. E sono passati più di 4.000 anni. Se non sono immortali Gilgamesh ed Enkidu, allora l'arte non esiste.
Forse è stata questa la lezione. Quindi la lettura che vogliamo consigliarvi è l'epopea di Gilgamesh. Buona lettura, radioascoltatori. Questo programma è offerto da astalegale.net. È un punto d'accesso iscritto nell'elenco ministeriale e ha sviluppato appositi applicativi gestionali sia per i tribunali sia per i professionisti. Astalegale.net SPA è società leader in Italia nel settore della pubblicità legale, nell'informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali, nella realizzazione del processo civile telematico e nella gestione delle gare telematiche mobiliari e immobiliari. www.spazioaste.it, il sito per le vendite telematiche di astalegale.net SPA. Paolo Cognetti al Milano Book City a presentare Le Otto Montagne. Le Otto Montagne, ovviamente, il titolo eloquente, è una storia di montagna, ma è una storia anche di nostalgia, giusto? Sì, perché parte da dei ricordi di infanzia molto nitidi e in qualche caso anche dolorosi, nel senso che il mio primo ricordo di montagna è la montagna che mi insegnava mio padre e il libro inizia da lì. Quindi c'è, inizia da una nostalgia, da un'infanzia degli anni Ottanta, però poi c'è anche una parte sull'oggi e c'è un'amicizia adulta tra un uomo di montagna e uno di città in questi anni. E senti, ovviamente è un racconto autobiografico, come già ci hai anticipato. Ti faccio una domanda a bruciapelo: che cosa fa la montagna alle persone? Beh, intanto ti insegna il silenzio e la solitudine, due cose a cui non siamo abituati e che ti portano sicuramente ad avere una vita, così, ad avviare un discorso interiore che magari non riesci ad avere quando vivi in città. Per me è molto importante il rapporto con la lettura, con la scrittura, con l'ascolto, l'osservazione, tutto questo rapporto molto diverso e molto più profondo sia verso il mondo esterno, quindi il paesaggio, il bosco, la montagna, sia i libri. Sono due voci che stanno insieme. E che cosa fa la scrittura alle persone? Ti sembra di vivere in maniera più profonda quando riesci a scrivere, come ho fatto io adesso, per esempio, che cosa è successo quando eri bambino o che cosa succede con un tuo amico. Ci sono un sacco di cose che non riusciamo a dire. Per esempio, ti voglio bene a un tuo amico. E se scrivendo riusciamo a scrivere le cose che non riusciamo a dire, questo è bellissimo. Senti, i prossimi appuntamenti dove ti vediamo? Sono a Genova il 25 di novembre e poi ancora non lo so, è tutto aperto per l'inverno. So che hai un blog, possiamo seguirti anche lì. Sì, ho un blog dove scrivo di rado, lo scriverò magari una volta ogni qualche mese. Non mi piace tanto essere presente, per esempio, sui social, non ci sono. Però su quel blog ogni tanto, quando ho qualcosa di importante da dire, lo dico lì. Ci ricordi paolocognetti.blogspot.it. Perfetto, allora ti ringrazio e buona prosecuzione. Grazie. Grazie a te. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Questo programma è offerto da www.lextel.it. È il sito di riferimento per le tue visure in camera di commercio, al catasto, in conservatoria, al pra per nominativo. Richiedi anche informazioni investigative complete ed accurate direttamente dal portale. Per te un unico punto di accesso e un conto prepagato a scalare. Iscriviti gratuitamente e inizia le tue ricerche. www.lextel.it. Siamo con il notaio Dino Falconio, ma non in veste di notaio, in veste di scrittore. Dino, la mattonella di Caravaggio, perché questo titolo? È un titolo che vuole raccontare un mistero legato alla presenza di Caravaggio a Napoli, che è frutto di fantasia, ma articolato su una serie di fatti storici realmente accaduti nel primo periodo di permanenza del maestro Merisi nella città di Napoli, cioè tra il 1606 e il 1607.
e successivamente Caravaggio tornò a Napoli nel periodo prima di morire, nel 1610. Era in fuga da Roma, dove aveva ucciso un uomo, Ranuccio Tommasoni, e a Napoli incontra una serie di personaggi che consentono di raccontare una trama misteriosa legata a questa mattonella diversa dalle altre. 2812 mattonelle, tutte uguali tranne una nel chiosso dei Girolamini, e il libro racconta perché quest'unica mattonella è diversa. Racconta perché è diversa, in realtà più che la mattonella di Caravaggio potrebbe essere la mattonella di Angelina, questa famosa mattonella. Ma Caravaggio perché? Perché è una tua passione? Ritieni che Caravaggio oggi possa essere considerato attuale? Poi c'è tutta una ricerca all'interno di questo libro. Come ti è venuto, diciamolo? Mattonella di Angelina, perché nel racconto c'è un personaggio di Amalfi. Questo è un libro che intreccia tutta una serie di leggende legate alla Campania, sacre e profane, come quella del miracolo di Sant'Andrea a Amalfi, meno famoso il miracolo di San Gennaro, ma pure legato alla tradizione popolare. E quindi Angelina è un personaggio che regala questa mattonella a Caravaggio. Però, come tu dicevi, la passione per Caravaggio da cosa nasce? Nasce dal fatto che è un pittore talmente grande che tutte le volte che stai davanti a un suo quadro non puoi che rimanere senza fiato. E in particolare a Napoli questo pittore ha lasciato tracce meravigliose. Oggi esistono a Napoli e sono visibili almeno tre grandi quadri di Caravaggio, che sono le Sette Opere di Misericordia, la Flagellazione e il Martirio di Sant'Orsola. E in questi giorni è la notizia che sta arrivando in prestito da New York anche il Concerto di Giovani. Questo però non basta, perché tu hai detto una cosa molto importante: perché Caravaggio è attuale? Perché Caravaggio fondamentalmente è un rivoluzionario non solo della pittura ma della cultura, in quanto Caravaggio mette al centro della scena, in un momento storico particolare che è quello della Controriforma, gli umili, i poveri, e si sbarazza di tutte i formalismi e i manierismi del barocco e della falsa rappresentazione della realtà. Caravaggio racconta la realtà per come è, con i piedi, veniva chiamato il pittore dei piedi, quasi dispregiativamente. Lui ci teneva a dipingere i piedi perché i piedi erano parte integrante del corpo, anche se la più umile, ma parte della verità. Un'ultima domanda: tu, oltre alla passione per il diritto, hai la passione per l'arte, si capisce assolutamente attraverso questo romanzo, ma hai anche la passione per la politica. Cosa c'è di politico in Caravaggio? L'elemento rivoluzionario. Caravaggio è un pittore che si scontra con i suoi quadri contro la Roma papale, la Roma dei fasti, dei patrizi palazzi e della lontananza della religione rispetto ai problemi dei più poveri, dei più umili. E il suo è veramente un messaggio che qualcuno ha ritenuto anticipatore quasi di una rivoluzione, perché ha portato per esempio per la prima volta i proletari nell'arte. Non era un termine che esisteva ai tempi del Caravaggio, quello dei proletari, che come sappiamo è legato alla rivoluzione francese, ma i poveri, i contadini, i pescatori, gli straccioni che dipinge sono quella realtà marginale che si voleva cancellare nella rappresentazione pittorica e che egli ha il coraggio di portare di fronte a tutti con uno spirito di denuncia. Quindi, se proprio c'è un elemento politico nel Caravaggio, è sicuramente questa denunzia, che era anche legata alla sua formazione scientista, perché Caravaggio non era affatto un ignorante, era uno che aveva studiato ed era legato ai circoli scientisti del Seicento, quelli che in qualche modo passavano per Galileo Galilei e Giordano Bruno, cioè due eretici. Grazie Dino. Grazie a te Milena, e saluti a tutti i nostri ascoltatori. Use
Love Web Radio presenta Aspetti giuridici delle web radio. La radio si evolve e transita dalle frequenze al web. Aspetti giuridici delle web radio è il primo manuale sulle web radio, scritto da Valentina Carollo, edizioni Uslo Web Radio. Acquista l'ebook a soli 4,99€. Cercalo su Amazon o su qualsiasi store. Con un click sarà disponibile sul tuo dispositivo. Con il tuo acquisto contribuirai a far crescere Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura. Da colleghi a colleghi. Ciao a tutti, ciao Clara e buona domenica agli amici e colleghi in ascolto, a cui do il benvenuto a questa nuova puntata di musica a ritmo di libro. Chi ci ascolta da un po' sa che noi lettori incalliti della radio amiamo i viaggi e le atmosfere esotiche, e il libro che desidero consigliarvi quest'oggi è un viaggio che parte da Istanbul, si ferma a Budapest e riparte per Rio de Janeiro, per poi far ritorno nella capitale magiara. Il romanzo si intitola Budapest, ma l'autore, Chico Barque, è brasiliano ed è proprio Rio de Janeiro, con la sua inconfondibile sagoma, a troneggiare sulla copertina di questo godibile scritto del 2006, pubblicato da Feltrinelli. La storia è quella di uno scrittore brasiliano, un ghostwriter per l'esattezza, che fa tappa proprio a Budapest da Istanbul, dove ha assistito al congresso degli scrittori anonimi sulla via del ritorno verso Rio. Non deve essere facile per un latino ambientarsi in una città dell'est Europa, ma la compagnia di una donna, il fascino della città e di una lingua sconosciuta costituiscono per il protagonista una specie di calamita che lo obbligherà a non allontanarsi troppo dal Danubio alla ricerca della propria identità. Si tratta di un romanzo breve, non più di 150 pagine in tutto, all'interno del quale l'autore si diverte a disorientare il lettore, trasportandolo nelle vesti di José Costa, uno scrittore sedotto dalle donne, dai libri e dai paesaggi delle città in cui vive. La buona riuscita del suo prodotto letterario conferma l'estrema versatilità di Chico Buarque, da Olanda, noto ai più come cantautore di successo della musica popolare brasiliana. Parlavamo di musica? Esattamente, ma non una musica qualsiasi, una musica popolare. E parlavamo anche di Brasile, terra meravigliosa, anzi maravigliosa, come dicono i locali, che ha dato i natali non solo a Buarque, ma anche a gente come Gilberto Gil e Gaetano Veloso, i quali hanno pensato bene di inaugurare una lunga tournée internazionale dal nome Dois Amigos, un secolo de musica, per celebrare i 50 anni di carriera di entrambi. Oggi dunque, più che una canzone, vorrei consigliarvi una raccolta, e precisamente questa collezione dei maggiori successi live di questi straordinari artisti, che nel maggio dello scorso anno sono stati pure qui a Roma in concerto, e aggiungo anche che Caetano Veloso tornerà a Roma il prossimo maggio. L'etichetta della raccolta è quella della Sony, e a chi si stesse chiedendo quanto possa essere stato difficile selezionare i 28 brani che compongono questa sorta di greatest hits, potremmo rispondere che l'impresa è stata davvero ardua, stando, dati alla mano, alle oltre 2500 canzoni registrate dai due cantanti, vere e proprie icone di quello stile tropicalista che dagli anni 60 in poi ha conosciuto un successo planetario. Ecco, se proprio dobbiamo scegliere una canzone fra tutti questi capolavori, la scelta ricade su Come Prima. Avete capito bene, è un titolo italiano per una canzone cantata in italiano, ma con un'anima tipicamente brasileira, baiana per esattezza, lo stato da cui provengono Gil e Veloso. Per oggi, amici e colleghi, è tutto. Ci sentiamo domenica prossima con la rubrica Musica a ritmo di libro. Ciao! Uslo Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come? Con la nuovissima applicazione Uslo Web Radio, che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Uslo Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La formazione professionale diventa smart. Avevi già scaricato l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app. Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati. Da colleghi a colleghi, da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslow.it www.webradiouslow.it. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione.
Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslaw Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.